Ciao a tutti, sono Alessandro per il blog Nexus Lab. Oggi vi presento un'applicazione che abbiamo già descritto sulle nostre pagine ma che non vi avevo ancora mostrato. StickIt, un'applicazione in grado di portare su qualsiasi smartphone supportato dall'applicazione la modalità PIP. Questa modalità ci consente di avere un pop-up o diversi pop-up che visualizzano i nostri video. Per esempio, andiamo su YouTube, vogliamo vederci un video, mettiamo europei, visto che è periodo di europei. Ok, andiamo a aprire questo video, lo stoppiamo un secondo e andiamo a condividerlo su una piattaforma che voi, se non avete l'applicazione, non potete avere: StickIt. StickIt cosa fa? Andrà ad aprirsi e andrà a creare un pop-up. Adesso dovrà caricare l'applicativo. Eccolo qua. Come potete vedere, adesso abbiamo un pop-up sulla nostra schermata. Tale pop-up è assolutamente ridimensionabile, non pensate che, come potete vedere, andando in basso a destra possiamo ridimensionarlo, e lo facciamo andare. Nel mentre noi possiamo fare qualsiasi altra cosa. Il sistema non viene rallentato, inoltre possiamo anche andare ad aprire un qualsiasi altro video. Proviamo ad andare nella nostra galleria e cerchiamo un video. Proviamo questo video qua. Ok, andiamo a spostare la nostra finestra, basta solo un po', e andiamo a condividerlo su StickIt. Abbiamo un avviso. Ok, adesso lui ci indica che stiamo per andare a abilitare una multi view, cioè delle finestre multiple in StickIt. Noi diciamo che vogliamo provarci comunque, andiamo a abbassare questo try, e adesso lui andrà ad aprire quest'altra finestra. Naturalmente le prestazioni diminuiscono con l'immissione di più finestre. Riproviamo un attimo. Sì. Ok, non ce l'ha aperta. StickIt, ok. Eccoci qua. Adesso abbiamo questo video che vi assicuro sta andando avanti, come potete vedere. Adesso l'abbiamo stoppato. Possiamo andare a interagire anche con YouTube e riproporre il video visto in precedenza. Naturalmente questa è un'applicazione che mostra il suo vero potenziale sui tablet, che con display da 7-10 pollici ci consentono una visione più naturale di questi pop-up. Adesso abbiamo volutamente forzare l'app, purtroppo con due finestre l'applicazione inizia ad avere qualche problema. Inoltre abbiamo, ne chiudo una così possiamo vedere meglio,
magari apro un altro video nel pop-up. Inoltre abbiamo tre diversi pulsanti: la X per chiudere il pop-up, come avete potuto vedere. Aspetta, vi voglio soltanto far partire il video. Eccoci. La freccia bassa, che ci consente di chiudere a icona ma non chiudere stick it. Infatti nel menu a tendina lo troviamo sempre aperto. E poi la finestra alta che ci consente, in alto, che ci consente di aprirlo a tutto schermo o ridurlo se l'abbiamo già aperto in precedenza. Un'applicazione molto utile, che con un pop-up non ha problemi. Su dispositivi quad core non ho avuto modo di provarlo, tranne che sul Prime, dove anche due o tre finestre vengono aperte senza problemi. Se avete modo di vedere nella barra delle applicazioni, delle notifiche, abbiamo questo press to close all, che ci consente di chiudere tutte le finestre con un click. Stick it lo trovate sul Google Play Store a pagamento, mi sembra costi intorno all'euro o poco meno. Un'applicazione sicuramente che trova il suo ampio spazio nella fruizione su tablet, ma anche su smartphone come il Galaxy Nexus, quasi da 4.7 pollici, riesce a regalarci qualche momento di multitasking vero e proprio. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.